può essere un simbolo a cui noi dobbiamo fare molta attenzione e ci dobbiamo attaccare tutti, perché lui poi con le sue poche parole determinava molto con i fatti, poi sul campo. Questo rombo di tuono è un soprannome perfetto per uno come lui, perché faceva questo rumore il suo silenzio, nel senso che quando c'era da giocare tirava quelle cannonate che allora facevano parlare di lui. Un po' deve essere lo stesso modo di fare per noi. Bisogna essere una squadra che, come in questo momento, fa vedere tante qualità senza chiacchierare molto e andare poi a giocare delle belle partite. Per giocare bene la partita bisogna avere molti calciatori che sanno interpretare delle situazioni in campo. I centrocampisti sono sempre un po' più adatti a fare questo, hanno qualcosa in più degli altri ruoli, che bisogna saper intuire questi spazi che si vengono a creare da nuovi modi di fare in campo, perché tutti non sono più ordinati come era una volta. Ti vengono un po' più addosso, per cui gli spazi si modificano e bisogna andare a giocare in degli spazi più stretti, perché quando decidi di mettere molti giocatori lì in mezzo, poi si riducono questi spazi e diventa più difficile. Io quando vedo giocare il Real Madrid, quando vedo giocare il Manchester City, quando vedo giocare il Barcellona, mi sembra che la loro dote migliore sia il fare bene ripetutamente le cose normali. È difficile che sbagli in un passaggio. Noi dobbiamo andare a chiappare quella cosa lì con la scelta che abbiamo fatto, ecco, con quei quattro. Che una partita si sia sbagliata, quella con la Svizzera. Quella con la Svizzera secondo me si è sbagliata. E quella è sicuramente la cosa a cui io faccio riferimento e che mi porto dietro, perché sono fatto così e perché mi reputo molto responsabile di quella sconfitta lì. Quella è la partita che voi ci potete veramente dire di tutto e che poi ha determinato l'uscita da. Ma trattasi di una, perché quell'altra, o bene o male, sono state partite come tante, anzi in quelle qualificazioni lì. Ce ne sono anche un paio fatte molto bene. E poi non dimentichiamoci mai degli avversari che avevamo davanti. Abbiamo affrontato squadre fortissime, insomma, ecco. E mi fa sempre piacere il mio tempo e le mie parole usarle per quelli che debbono correre, che debbono pedalare per me. In questo caso qui si dice bravi anche a quelli che sono subentrati dalla panchina, oltre a quelli che hanno giocato la partita. Ancora di più quelli che non sono entrati dentro la partita. Magari in questo momento la cosa più importante è far sentire a questi ragazzi, più della vittoria, che noi stiamo apprezzando il loro attaccamento alla maglia, il loro affiatamento, il loro spirito, il loro impegno per quello che fanno. Questa è una cosa che noi dobbiamo saperli far riconoscere a questi ragazzi qui, perché sono qualità enormi, perché poi il risultato, quando ci si mette questa roba dentro le partite, il risultato spesso ne è una conseguenza. Quella sconfitta lì a me non me la fa dimenticare niente e nessuno, rimane lì. Per certi versi fa anche bene portarsela un pochino dietro, non che ti condizioni, ma se un ci ha condizionato a ripartire come siamo ripartiti, penso sia difficile per lei venirci a disturbare in futuro, però rimane lì, insomma, bisogna ricordarsi che se non fai le cose con super attenzione, con super disponibilità, poi la sassata è sempre lì dietro l'angolo. Con il nostro impegno, con la nostra super disponibilità possiamo prevenirla un po', ecco.